Allora, do il benvenuto a tutti, ringrazio di nuovo gli insegnanti che si sono già collegati ieri numerosissimi e anche a chi vedo già per la seconda volta presente in aula. Avevo promesso ieri che avrei presentato meglio il nostro relatore, che è il dottor Costantino Di Sante, è lui che ha curato la mostra che inaugureremo più tardi alle 17, che è già montata qui nel chiostro, chi è in presenza può vederla passando per venire su nell'aula. Costantino Di Sante è un ricercatore molto noto fra chi si occupa di deportazione e internamento, non solo in Italia, ma si è occupato anche, vedremo fra un po', del discorso della Libia, ma non solo. E giustamente mi ricordava anche il lavoro che ha fatto sulle donne in manicomio in epoca fascista, un'altra bellissima mostra che magari riusciremo prima o poi ad ospitare anche a Verona e sono fra i lavori che ha condotto ultimamente. E ricordavo ieri anche la sua partecipazione in qualità di testimone a un videodocumentario che è stato fatto sul lager di Bolzano da due nostri concittadini, Elena Peloso e Dario Dalla Mura, e che si è molto basato sul lavoro di ricerca che aveva fatto appunto Costantino sui criminali nazisti, che Il campo di sono il Bolzano. campo di Bolzano, con una serie di documenti anche fotografici veramente di grande interesse. E Costantino collabora, è stato direttore, collabora attualmente ancora con l'Istituto di Storia della Resistenza di Ascoli Piceno, è anche membro del Consiglio Scientifico. Collaboro con l'istituto Collabora con l'Istituto ex già Nazionale, già già Comitato Scientifico dell'Istituto Nazionale Parri, collabori ancora con l'Università di Teramo. Sì, per la scuola di ricerca, Ok, esatto. insomma, è molto molto presente, attivo e si occupa di ricerca, ma come avete già avuto modo di capire, dell'organizzazione di mostre, nonché di eventi particolari, perché lo attendono a Modena domani per una cosa tutta Festival speciale, il Festival di di filosofia. Filosofia, in cui presenterà delle riflessioni sulla giustizia, in questo Sulla caso mancata mancata giustizia. giustizia rispetto ai crimini coloniali. E non rubo altro tempo al relatore, io gli passerei immediatamente la parola, non senza aver ringraziato tantissimo l'Università di Verona che ci sta ospitando oggi in questa aula, che sta ospitando la mostra e in particolare il gruppo Radice dei Diritti che ha sostenuto, caldeggiato, appoggiato questa serie di iniziative. Quindi grazie davvero anche all'università e al gruppo e a Roberto Leone in particolare. Ti cedo la parola. Grazie, grazie Nadia. Purtroppo non mi posso alzare, chiedo scusa, abbiamo questo schermo, ma cioè, più o meno ci vediamo. Buonasera, ringrazio chi è in presenza e naturalmente anche i colleghi che si sono collegati online. Beh, io devo veramente un ringraziamento enorme sia all'università che ci ospita, ma soprattutto all'Istituto Storia Contemporanea della Resistenza di Verona, a Nadia, ma adesso non dimentico i nomi, a quanti mi hanno aiutato a montare la mostra. È stato un lavoro abbastanza complesso perché per la prima volta lo ospitiamo all'esterno, incrociamo le dita e per il resto, ecco, spero che poi con le classi, ma anche col passaparola, di solito funziona così, la mostra viene sicuramente vista, apprezzata, dà luogo a riflessioni e anche occasioni, come dicevo, in ogni luogo dove questa mostra è stata allestita, sono stati dei, non so se riesco ad alzarla un po', no? Sono stati diciamo, dei figli, dei nipoti, dei parenti di coloro che erano andati a colonizzare, a cercare fortuna, in Libia in particolare, ma non solo, che mi hanno portato delle foto, mi hanno portato dei cimeli, dei diari, dei racconti. Magari può accadere anche qui, me lo auguro, perché è un patrimonio di testimonianze, di materiale archivistico e di memoria, come dicevamo, che poi magari rischia di essere disperso. E questa mostra, che poi illustreremo in maniera più dettagliata, nasce, come dicevamo, da fatto che io mi sono occupato di internamento fascista e studiando i campi di concentramento, come sapete, negli anni 30, alla fine degli anni 20, inizio anni 30, lì sperimentiamo questi campi di concentramento coloniale. E da lì è nata tutta
una serie di attività, di interessi, di saggi e anche di altri testi su questa storia che qui oggi andremo a, ad approfondire. Innanzitutto la Libia. Come vedete già da questa cartina, lo dicevamo anche ieri, quando pensiamo alla Libia, no? Queste tre grandi regioni, la Tripolitania, il Fezzan e la Cirenaica. E infatti quando si pensa di occupare questa che era, diciamo, questo territorio ancora sotto l'impero ottomano, infatti già alla fine dell'Ottocento, con l'idea di una penetrazione economica che inizia già nel 1905. Ci sono dei forti interessi da parte del Banco di Roma, in particolare di quello che era il Trust Grosoliano per gli investimenti verso quella che sarà poi di fatto chiamata la quarta sponda. E cosa accade? Che in Libia chi occupa questo vasto territorio che per due terzi è occupato dal deserto, la parte settentrionale è sicuramente quella più antropizzata, ma ci sono varie oasi, forse qualcuno di voi ogni tanto si ricorda dalle cronache televisive l'oasi di Kufra, quella più a sud della Cirenaica, dove arrivano i disperati, no? Che fuggono o tentano magari di raggiungere l'Europa attraverso il deserto dal Corno d'Africa. E oasi, diciamo, all'interno di quest'area, e la parte settentrionale è presidiata da molto tempo di quello che rimane del grande impero ottomano, che spesso anche noi a storia, diciamo, quando ci occupiamo della storia del Mediterraneo, dimentichiamo più di 500 anni di impero ottomano, e anche su quello ci vorrebbe una grande riflessione. Come vedete, poi chi ha avuto un impero ogni tanto torna in maniera prepotente per una riflessione attuale, quello che sappiamo oggi essere anche la Turchia. E l'Italia inizia quindi questa prima penetrazione economica, e chi abita questo vasto territorio? Beh, innanzitutto ci sono le varie cabile, le varie tribù, e almeno sono quelle più importanti, almeno 36 tribù che gestiscono il territorio, le città come Tripoli, come Bengasi, come Misurata, si occupano del commercio, soprattutto Misurata, che è una città particolare, l'avete visto anche durante il periodo della cosiddetta, no, primavera araba, anche in Libia, l'orgoglio di essere fondamentalmente composta da una società, una borghesia artigiana, no? Rispetto a Tripoli, che è la capitale più organizzata dal punto di vista amministrativo, o la Bengasi più di stampo filo-islamico e più influenzata da ciò che accade in Egitto. E per il resto, ecco, hai delle grandi vie carovaniere al suo interno. Come dicevo, quando inizia la penetrazione economica, lo si fa corrompendo alcuni capi tribù, in particolare delle città. C'è una comunità ebraica molto importante, in particolare, dicevo, in queste città che ho citato, che si occupa anche di commerci, e per il resto, ecco, non è che abbia grandi risorse economiche. Sappiamo, il petrolio arriverà solo, e lo sfruttamento del petrolio alla fine degli anni 50. Per il momento è effettivamente questo grande scatolone di sabbia, non a caso gli altri grandi imperi, ripeto, l'impero ottomano ne gestisce una parte, lasciando stare il suo interno. E queste tre regioni, dicevamo, iniziano ad essere penetrate dal punto di vista economico già nel 1905 lungo le grandi le città. E come sapete, l'impresa di Libia arriva con la crisi anche del governo Giolitti. In verità i nazionalisti italiani già avevano iniziato a pensare a questa, ripeto, che poi sarà la quarta sponda, e l'occasione arriva proprio per la crisi, diciamo, politica e economica che sta attraversando, anche per gli scandali del governo Giolitti in quel periodo, e sotto la spinta anche di alcuni lobby economiche e anche la Chiesa. Chi è lì, oltre a questi, diciamo, che stavamo citando, strutture da una parte finanziaria e dall'altra che si occupano di commercio, sono i missionari. E da lì in poi, ecco, quando si dichiarerà guerra, quantomeno il famoso ultimatum dichiarato alla Turchia, iniziano le operazioni militari dal 26 settembre del 1911, una
preparazione importante dal punto di vista militare e si inizia quella che sarà chiamata poi di fatto l'impresa di Libia, ma inizia come una guerra contro l'impero ottomano, una guerra italo-turca di fatto. Qui vedete anche come alcuni giornali dell'epoca organizzano la propaganda. Sarà una guerra anche moderna per punto di vista delle comunicazioni. Il telegrafo, i giornalisti che inizialmente seguono, oggi diremmo embedded, no? Insieme alle truppe per fare la cronaca di quello che accade. Inizialmente forse sono lasciati, poi vedremo, troppo liberi, arriverà la censura da parte delle strutture militari, in particolare dopo quello che accade nell'oasi di Sharm al-Sheikh. E da un punto di vista anche dell'impegno militare viene mobilitato un numero importante sia da un punto di vista numerico di militari, ma anche di mezzi. La marina sarà fondamentale e qui, come dicevamo anche ieri, questa operazione può avvenire anche per un contesto internazionale favorevole. Non solo perché, sapete, l'Italia puntava alla Tunisia, come abbiamo ricordato ieri, la Tunisia va, come sapete, occupata dalla Francia, dal congresso di Berlino, e dall'altro ci sarà la seconda crisi marocchina, no? E questo fa sì che ci sia un momento importante dal punto di vista internazionale, anche con l'appoggio di altre potenze, anche da parte... diciamo, degli altri imperi, che lasciano fare contro quello che poi è il grande malato dell'epoca, l'impero ottomano, che al suo interno ha delle forti tensioni con la rivoluzione dei giovani turchi di Ataturk, dall'altro anche le rivendicazioni nei Balcani dei serbi, dei greci, e quindi, come dire, si trova anche in forte difficoltà da un punto di vista geopolitico. Le operazioni, come dicevamo, iniziano. Di fatto la propaganda cosa dice? La Libia è sicuramente uno sbocco naturale per l'Italia, non solo perché è rimasta libera, ma se il Corno d'Africa, l'Eritrea, la Somalia sono molto lontane, lì vicina, e quindi sarà sicuramente utile per le nostre braccia in esubero, perché lì potranno andare a colonizzarle in maniera molto facile, non andare fino alle Americhe. Quindi questa idea, diciamo, di colonizzazione demografica è ben presente nei piani anche imperialistici che ha l'Italia liberale dell'epoca, l'idea anche risorgimentale di una più grande Italia dopo la sconfitta di Adua, e i circoli militari, i circoli coloniali che stanno nascendo, che sono nati già nel periodo precedente, spingono, ecco, per andare a occupare questi territori. E cosa sanno gli italiani della Libia? Beh, pochissimo. Dicevamo, anche le cronache dell'epoca, tutto a uso della propaganda, vi dicevo ieri, no? Pieno di uliveti, infatti poi Einaudi dirà, guardate, sono delle palme, non sono uliveti. Si possono fare tre raccolti, no? È vero, c'è la zona dell'altopiano del Gebel Akhdar, cioè la cineraica verde, l'altopiano cineraico, che sicuramente è la zona più fertile, ma per il resto, vi dicevamo, e l'affascinante deserto del Sahara, vi assicuro che ancora adesso ho i brividi quando ho passato una settimana verso Murzuk da Gadamesh, è veramente qualcosa di incredibile. Però, a parte il fascino del deserto, ecco, poi da un punto di vista economico, dicevamo, è poca cosa, anche da un punto di vista, diciamo, numerico della popolazione locale. Parliamo di poche centinaia di migliaia gli abitanti concentrati lungo la costa, ma nelle zone anche delle grandi vie carovaniere, dai censimenti turchi da prendere molto con le molle, parliamo di 800.000 abitanti in quel periodo, grosso modo. E quindi qualcuno cercherà di ricordare che si andava lì, penso a Salvemini, dice non ci bastava il meridione d'Italia, andiamo a prendere un altro luogo più desertico, più difficile, e naturalmente ci creerà dei grossi problemi. Dal punto di vista militare, come stanno andando le operazioni? Che, come diciamo, iniziano nel settembre del 1911, di fatto nei primi di ottobre le nostre truppe sbarcano a Tripoli, le poche difese turche vengono sbaragliate, anche perché una parte delle tribù, in particolare delle grandi città,
vogliono accogliere, quantomeno sono state corrotte con un aspetto favorevole per l'arrivo dei, diciamo, degli italiani. E anche lì la propaganda cosa dice? Beh, gli libici ci stanno aspettando a braccia aperte perché vogliono essere colonizzati, civilizzati da un popolo bianco europeo e non dai turchi. E si accorgeranno ben presto che le cose non sono così facili, in particolare per la penetrazione oltre la zona costiera, dove le logiche sono altre, dove le tribù controllano, ripeto, le rotte carovaniere e anche i commerci. E poi l'altro aspetto che è stato sottovalutato in parte, l'aspetto religioso, dove l'aspetto politico e quello religioso coincidono spesso, come sappiamo, nel mondo islamico. E le operazioni militari, appunto, seppur daranno i primi frutti nelle prime settimane, poi si bloccano perché all'interno invece non solo alcune guarnigioni turche che si sono state, diciamo, fatte arretrare, ma anche la popolazione inizia a difendere il territorio. E ci vorrà poi l'occupazione dei Dardanelli per piegare, dopo più di un anno, nell'ottobre del 1912, quindi la guerra italo-turca dura per tutto questo tempo, quindi non una operazione facile come la propaganda diceva, ma ci vorrà del tempo e, come sappiamo, poi per conquistarla tutta ci vorranno tanti anni, pacificarla, come si diceva, durerà la guerra contro la Libia fino al 1931, di fatto. E quindi vedete più di 20 anni per occuparla, per pacificarla meglio. E se andiamo a vedere appunto questa cosa che abbiamo detto, ecco, si conosce ben poco anche di quel mondo. Il castello di Tripoli è sicuramente un luogo che, vedete, poi è cambiato perché è stato interrato quando c'erano poi gli italiani, il luogo simbolo anche non solo della città, e poi la piazza di fronte che quando arrivano gli italiani sarà rinominata Piazza Italia, poi quando c'è stato Gheddafi Piazza Verde, oggi Piazza dei Martiri dopo Gheddafi. Anche qui la toponomastica, l'iconografia ci aiuta anche a conoscere la storia e vari momenti in quali, appunto, nominare un luogo pubblico ha un senso e ha un significato molto profondo, ma poi lo vedremo. Ieri abbiamo già parlato dell'idea, no, di tornare, gli italiani che tornano dopo l'impero romano, il famoso marinaio, no, con il gladio che raccoglie, come se fosse un gesto, come dire, di continuità con il periodo dell'impero romano. E qui vedete l'11 ottobre del 1911 le truppe italiane che sbarcano a Tripoli, dicevo, quasi con pochi scontri con le difese turche che vengono sbaragliate anche per, dicevamo, un terreno preparato dalla penetrazione economica nel periodo precedente. E se andiamo a vedere com'è la città nel periodo successivo, alcune settimane dopo, vedete, c'è scritto posizione delle trincee, eh? Cioè gli italiani sono asserragliati in quella che all'epoca era la città, la Medina, poi al suo interno, vedete il castello, il porto di Tripoli, non so se si può vedere là in alto, per il resto le oasi intorno a Tripoli, e qui c'è un'oasi, non so se col cursore la vedete, Sharashat. Questa è un'oasi dove gli italiani cercano di arrivare uscendo dalle trincee. In poche parole, anche qui, da un punto di vista militare, anticipa quello che poi vedremo nelle guerre, nelle battaglie della Prima Guerra Mondiale, una guerra quasi di trincea, e anticiperà anche il modo con il quale utilizzeremo, ripeto, non solo il telegrafo, le comunicazioni, il tipo di propaganda anche interno per motivare e sostenere diciamo l'operazione da parte della popolazione italiana, ma anche il tentativo, ecco, di andare ad occupare queste zone oltre, no, di avanzare oltre le trincee. E Sharashat è sicuramente un passaggio importante, perché il 23 ottobre del 1911 un gruppo, appunto, di bersaglieri cerca di occupare quelle postazioni e si ritrova con la popolazione locale che insorge, e insieme ai resistenti vengono sbaragliati. E qui Giolitti ha una forte preoccupazione. Dice: rischiamo una nuova Adua, rischiamo una sconfitta.
e manda al generale Amelio, che è colui che comanda le truppe italiane che sono sbarcate a Tripoli, i presidi militari anche delle operazioni, un ordine draconiano: passare per le armi chiunque venga trovato, civile o militare, appunto con delle armi in pugno, deportare la popolazione infida o sospetta di sostenere la ribellione contro la nostra occupazione, e perseguitare chiunque non si sottometta agli italiani che stanno occupando quel territorio. Quindi quello che aveva raccontato la propaganda, che si sarebbero accolti a braccia aperte i libici, viene subito smentito dai fatti. E il 23 ottobre 1911, per esempio, io sono abruzzese, da noi ancora adesso, più gli anziani in verità, no, si dice è successo un Usharasha. Da Sharashat. Un Sharashat che vuol dire qualcosa di inaspettato. Al sud si usa molto di più, non so a queste latitudini, però invece è successo un Sharashat. Poi, come si dirà anche l'Ambaradan? Da perché noi si dice l'Ambaradan è altopiano etiope, no? Nel 1903-1936. E come vedete, queste cose segnano l'immaginario collettivo e anche si trasmettono nelle memorie dell'epoca, che, come vi dicevo, attraverso i mezzi di comunicazione, soprattutto i giornali e poi l'oralità. Quindi Sharasha vuol dire questo, e quando io ho trovato questa foto che qui vedete all'archivio fotografico di Tripoli, all'archivio nazionale, sono sobbalzato sulla sedia, perché era il periodo, vi ricordate, era uscito tutto lo scandalo di Abu Ghraib, di questi incappucciati d'arancione, eccetera, che venivano torturati. E noi li incappucciamo nelle osi, coloro che riteniamo popolazione infida o pericolosa, e qui vedete, stanno portando questi libici, si può vedere, con dei sacchi quasi di juta nei loro poveri baraccani, ad una fucilazione. Poi nella mostra purtroppo troverete molte di queste occasioni. E qui c'è un cambiamento anche del modo in cui si condurrà la guerra, non solo contro i militari, ma anche contro la popolazione libica. Da guerra italo-turca diventa una guerra anche italo-libica. E qui vedete le deportazioni, come aveva indicato Giolitti: deportare la popolazione nelle colonie di detenzione italiane, quelle che appunto non si sottomettono, si ritengono che stiano appoggiando la resistenza nelle varie oasi. Deportazioni che andranno poi a far sì che vari civili arrivino nelle colonie di detenzione. La prima nave che parte il 28 ottobre del 1911 per le Tremiti, poi queste isole erano già in parte utilizzate, soprattutto quelle siciliane, per i coatti, no, del periodo liberale, malviventi, diciamo, sospetti di mafia, via dicendo, saranno utilizzate, come sapete, successivamente dal fascismo, anche come luoghi, no, di confino politico: Ustica, Tremiti, Ponza, eccetera. Diverse migliaia di libici sono deportati e continueranno ad essere deportati fino agli anni 40, durante anche il periodo della Seconda Guerra Mondiale, con numeri meno importanti rispetto ai primi anni, ecco, della nostra occupazione. E molti in queste isole troveranno la morte, in particolare perché quando vengono presi, sono presi soprattutto nel periodo molto caldo, inizio di ottobre del 1911, arrivano in queste isole con dei baraccani, senza un'organizzazione, quindi malattie respiratorie. Molti muoiono anche durante la traversata, molti muoiono, ripeto, anche per la durezza della detenzione, la malnutrizione, ma soprattutto per le malattie respiratorie. Immaginatevi, alle Tremiti vengono accolti quasi in delle grotte, ed inverno hanno anche delle difficoltà a far arrivare le derrate alimentari. L'altro, sì, prego. Posso, scusate, prego. Ma la popolazione libica, diciamo, autoctona, nei confronti della Turchia, che era una potenza, diciamo, sì, difficile, aveva una sorta di fedeltà, oppure, cioè, voglio dire, questi libici, quando si vedono arrivare gli italiani, quando si seguire i turchi, parteggiano per i turchi oppure a questo punto per loro stesso? E qui tutto il discorso del collaborazionismo di alcune cabile. Come dicevo, nelle città la penetrazione economica fa sì che
alcuni capi tribù accettino l'arrivo degli italiani. Vi dicevo, a Tripoli, in parte anche a Bengasi, a Misurata, sbarchiamo, e a Tobruk fondamentalmente, sbarchiamo con, diciamo, chiamiamole, con una certa facilità. C'è una piccola resistenza. La penetrazione è più difficile, perché mentre quelle lungo le coste siamo riusciti a corromperle, da un punto di vista economico, anche per esempio la comunità degli ebrei accetta l'arrivo, o quantomeno è una parte importante e favorevole all'arrivo degli italiani, non è così all'interno, sia per una questione religiosa, sia per una questione appunto di difendere il territorio, mentre le zone costiere più verso il commercio, e quindi pensano di trarne profitto, come di fatto stavano traendo profitto dalla corruzione dei capi tribù. E questo è un aspetto, parliamo, ripeto, grosso modo vengono censite più di 36 tribù, e la Libia è rimasta più o meno quella, se andiamo a vedere oggi, no? È rimasto quel tipo clanico diciamo ottocentesco, inizio novecento, prima dell'occupazione. E invece occupare la terra, desiderare la terra d'aria, un'altra cosa piuttosto che i commerci lungo la costa, e difendono il territorio. Le varie tribù, appunto, anche da un punto di vista religioso, ci sono delle grosse differenze, se andiamo a vedere le varie etnie. Poi con una cartina magari sarò più puntuale. Pensiamo ai Tebu, che sono lungo il Fezzan, dall'altra parte influenzati anche dal commercio con l'Egitto, che a quel punto inizia e continua a sostenere un certo tipo di resistenza nei confronti degli italiani. E una parte dei libici, come dicevo, poi accetta solo in parte, e anche quando c'è l'impero ottomano, è un impero però che non riesce più a garantire, per i motivi che dicevamo, della sua crisi interna. Ripeto, siamo in pieno periodo di rivoluzione dei giovani turchi di Ataturk, quello che sta succedendo nei Balcani, ecco, si crea tutta questa situazione. Come ho ripetuto anche ieri, per alcuni storici l'impresa di Libia è una di quelle diciamo guerre che da là poi ha la grande guerra, sconvolge l'assetto nel Mediterraneo anche dei Balcani, è un po' una prima scintilla. Poi, fino a che punto abbia pesato, ecco, la storiografia si sta interrogando, ma sicuramente è uno di quei detonatori. E qui noi deportiamo non solo, come dicevamo, quelli che hanno come condotta anche di queste deportazioni, quelli che hanno, diciamo, partecipato sicuramente, non è che si fanno tanti scopri, si arriva su un'oasi e si rastrellano le popolazioni che si pensa abbiano partecipato, che possono essere, come dire, infide, o possono continuare a resistere agli italiani. L'altro esempio è quello della Dadare e quello dell'impiccagione. Si passino per le armi agli usi locali. Impiccare per un musulmano, tu gli chiudi la gola, no? E l'anima non esce dalla parte pura, ma esce da una parte più impura. Ecco perché, insomma, pensiamo a quello che è successo a Saddam Hussein, no? Che è stato impiccato, per dire. Quello è il massimo che tu puoi fare anche per l'anima di un musulmano. E queste sono le forche che vengono utilizzate a Tripoli, e con la scritta, ci ricordano anche dei metodi, no? Che poi ritroveremo anche qui durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, l'esempio da dare alla popolazione se non si piega o se si ribella. La piazza del pane di Tripoli sarà il luogo dove verranno essate diverse forche per un periodo anche molto lungo, continueranno ad essere utilizzate. I vari crimini di guerra, cioè questi alpini che si fanno fotografare. Anche qua è molto interessante, c'è un bel libro di Giovanni De Luna, no? Il corpo del nemico ucciso. Questa immagine in cui fieramente, ecco, l'altro grande aspetto che dicevamo, che inizialmente sia di spacci militari che sui giornali troviamo notizie di questi crimini. Perché? Perché si vuole rassicurare la popolazione dicendo: guardate, non sarà come Adwa, stiamo vincendo. E quindi, come dire, poi dopo si rendono conto che forse si sta esagerando, e anche le notizie che arrivano da alcuni giornalisti indipendenti che scrivono non così nazionalisti, che pongono dei problemi, dei dubbi, perché vanno lì e vedono che il paese è veramente povero, e quello che sta succedendo dal punto di vista anche qui dei crimini commessi, anche se non tutti hanno questa sensibilità, fa sì che ci sia una censura molto più forte, in particolare, ripeto, dopo Sharasha. E qui vedete, 26 ottobre, io quando la prima volta che sono stato a Tripoli,
trovo la città, era inizio di dicembre del 2007, trovo la città tappezzata di questi manifestini. E vedo queste foto che qualcuno l'avevo già vista in verità, però occupandomi, andavo a tenere una conferenza sui campi di concentramento fascisti del 1903. E vedo queste immagini e chiedo, e loro dicono che ogni anno il loro giorno della memoria era il 26 ottobre, ricordando il 26 ottobre 1911, quando la prima nave salpa da Tripoli verso le isole Tremiti con i deportati. Quando qui parliamo delle memorie degli altri, anche qua tener conto di come hanno celebrato e hanno ricordato. Immaginatevi, almeno l'ultima volta che è stato in Libia, è stato nel 2017, c'era stata ancora una piccola manifestazione con tutti i problemi che sappiamo oggi della Libia, per ricordare il 26 ottobre, almeno così mi hanno detto. E per esempio dalla parte, ma poi ne parleremo invece, della Cirenaica, si ricordano ancora di più i campi di concentramento utilizzati negli anni 30. E quindi è rimasta questa storia, anche perché qualcuno di voi ricorderà Gheddafi che diceva alle Tremiti, c'è stato anche un sindaco un po' bizzarro che diceva, no? Tanti libici, qui erano pochi, quindi magari i discendenti sono figli dei libici deportati nelle isole. E reclamava le isole, è stato un sindaco che ha poi, tra virgolette, onorato anche i morti, le decine di morti, le centinaia di morti in quell'isola, e se andate a Favignana, se andate a Ustica, se andate alle Tremiti, troverete il cimitero dei libici. Anche là con una gaffe, perché loro, diciamo, di religione musulmana, li mettono in una zona con delle croci. Però a parte questa non conoscenza anche, però a parte questo, ecco, una storia che magari se... come magari qualcuno di voi ci sarà stato sicuramente a visitare come turisti in quelle isole, se andate nei cimiteri troverete appunto, sotto nella mostra sono ricordati i cimiteri, la zona dei cimiteri dedicati ai libici. Cosa accade? È che durante questa difficile penetrazione all'interno, l'Italia utilizza anche nuovi mezzi, tra cui inauguriamo i primi voli con bombardamenti su villaggi, su civili. Due, che è questo militare italiano, che teorizza che da lì in poi, purtroppo facile profeta, per piegare la resistenza di una nazione in guerra bisogna piegare soprattutto l'economia e il morale della popolazione. E in maniera rudimentale bombardiamo con gli aeroplani che conosciamo in Italia, in particolare con dei dirigibili P1 e P2, i primi bombardamenti aerei per scopo militare, siamo noi italiani a inaugurarli proprio durante la guerra nel 1911-12 in Libia. E nonostante questo, nonostante la superiorità da un punto di vista militare, nonostante anche gli investimenti economici per mobilitare le truppe, anche di propaganda interna, durante il periodo poi l'inizio della prima guerra mondiale arriviamo ad occupare quasi tutto il Fezzan, gran parte della Tripolitania, anche se non la teniamo tutta, e la zona costiera della Cirenaica, per esempio il Gebel Akhdar, la Cirenaica, la parte dell'altopiano, anche per questioni, chiamiamole dal punto di vista orografico di quel territorio, la resistenza libica continua a gestire quell'ampio territorio, in particolare perché nel Senussia, questa confraternita dell'Islam puro, nato da Idris el Senussi, che poi erediterà questa famiglia importante dal punto di vista religioso. E cosa dice? Che nella metà del 1800 penetra nelle zone desertiche fino al Chad, il sud dell'Egitto, dallo Yemen e appunto là in Cirenaica, predicando, ecco, un po' come fosse una forma di riforma protestante, dicendo l'Islam ormai è corrotto, bisogna partire da un nuovo tipo di Islam. Jarabube è una delle città sacre di questa confraternita, che fa molti adepti nelle zone desertiche, le zone caravaniere, delle oasi di quell'area, e in particolare crea quelle che sono delle strutture multifunzionali
da un punto di vista religioso, economico e militare. E grazie a queste strutture che sono molto radicate sul territorio, fa sì che ci sia una resistenza organizzata nonostante le differenze tra le varie tribù che gestiscono, diciamo, il territorio in Cirenaica. Ecco perché gli italiani non riescono a penetrare in Cirenaica e in più trovano sostegno sia dall'Egitto che dal Sudan che dal Chad. E quindi, come dire, quell'area rimane sgombra e con l'inizio della Grande Guerra siamo costretti a ritirare le truppe. Immaginatevi come dei fortini nel Far West che gestiscono zone di, chiamiamole, crocevie all'interno della Libia, delle rotte carovaniere e, come vi ho fatto vedere, anche zone trincerate dentro le città più importanti, sia lungo la costa che all'interno. Veniamo quasi ricacciati fuori perché la resistenza libica riprende piede, finanziata sia dai tedeschi che dai turchi. Manteniamo ancora dei capisaldi lungo la zona costiera, perdiamo la stessa città di Misurata. E cosa accade? Che nonostante questo, per esempio, un tema che diceva anche Nadia, è stato interessante scoprire che utilizziamo nella Prima Guerra Mondiale, nella mobilitazione totale, i libici che vengono a lavorare soprattutto nel triangolo industriale. Qui li vedete. Qui siamo nella zona, se non vado errato, una fabbrica di Brescia. Sapete dov'è la Caffaro, questa impresa che ha molto inquinato quella città? E lì c'è ancora adesso il quartiere che viene chiamato dei Tripolini, perché furono inviati lì una forma di, diciamo, semideportazione, quelli più infidi, eccetera, vengono pagati, anche se poco, però devono sottostare a un controllo militare. Quindi braccia mobilitate per i lavori anche più duri, in fonderia, lavori anche manuali importanti e quindi anche loro mobilitati per la guerra. C'è anche l'idea di creare un gruppo militare. Come sapete, nella Grande Guerra i francesi usano truppe coloniali, gli inglesi idem. Cosa accade? Che c'è questo problema, che se lo pongono anche gli altri imperi. Se noi insegniamo loro le tecniche militari, gli diamo le armi, e sparano ad altri bianchi, poi possono girare le armi anche contro di noi, quindi è controproducente. Alla fine vengono addestrati fino a un certo punto in Sicilia alcuni gruppi di, diciamo, futuri militari di quella che doveva essere una prima brigata appunto libica, ma poi alla fine non se ne fa nulla, c'è questo dibattito all'interno degli alti comandi, e si decide di non utilizzarli proprio per il motivo che avrebbero poi sparato a dei bianchi, quindi in nuce, e poteva essere poi controproducente perché una volta smobilitati sanno usare le armi e magari li possono rivolgere anche contro di noi. E la resistenza, vi dicevo, ha questa grande possibilità di riprendere parte del territorio. E la commistione con in particolare la Senussia, ma anche l'altro errore che viene, quella sottovalutazione, per esempio, che si fa del ruolo, diciamo, religioso di alcuni capi tribù, in particolare, che sono, si identificano, vengono identificati anche con potere politico e non solo religioso, fa sì che riprenda gran parte di quel territorio. Qui vedete un'immagine anche del modo con il quale loro riescono a muoversi nel deserto in maniera più agile rispetto alle nostre truppe, che seppur equipaggiate in maniera più efficace hanno delle difficoltà a penetrare e a resistere poi all'avanzata della resistenza. Finisce, diciamo, prima della fine della Prima Guerra Mondiale, Giolitti capisce, per esempio, che deve concedere qualcosa ai libici. La Libia è ancora divisa su due governatorati, Cirenaica e Tripolitania. E si decide di provare quella che può essere anche vista come un interessante poi tentativo di mediazione
con alcuni capi tribù e alcuni personaggi importanti della resistenza o quantomeno influenti a livello locale, quella di concedere degli statuti, i famosi statuti libici, quasi una delle costituzioni sempre ottriate naturalmente, ma che danno la possibilità ai libici di gestirsi, no, non al pari degli italiani che continuano ad essere, gestire l'indirizzo politico, però di potersi occupare anche di alcune questioni legate alla rappresentanza politica. Ed è molto interessante questa fase della politica di statuti che di fatto poi non viene praticata, perché subito dopo la Prima Guerra Mondiale, già nel 1921, riparte, no? Vengono definiti già tra il 1918 e il 1919, il re Idris tra l'altro viene perfino a Roma per firmare, c'è la foto sotto, la vedete in mostra, con Giolitti, vengono invece misconosciuti e nel 21, quindi prima dell'arrivo del fascismo, dell'avvento del fascismo, riparte la cosiddetta riconquista della Libia, ma di fatto, come dicevamo, per intere zone si tratta di una prima conquista. E chi è che si occupa di far ripartire la riconquista? È Giuseppe Volpi di Misurata, no? Famoso finanziere veneziano, che anche su spinta di ambienti, diciamo, lobbistici e via dicendo, riparte, ecco, di Misurata, perché riuscirà a riconquistare la prima città importante, quella di Misurata, e da lì in poi inizia una nuova campagna militare che, come vi dicevo, poi con l'arrivo del fascismo, alcune cose le abbiamo già dette ieri, delle differenze tra imperialismo liberale e imperialismo fascista, continuerà fino al 1931, e man mano riprendiamo varie città. A gestire le operazioni militari sarà inviato, ecco, questo giovane, poi farà grande carriera, colonnello all'inizio, Rodolfo Graziani, e anche qui già nel 24 utilizziamo bombe chimiche. L'anno successivo, il 25, saranno banditi dalla Convenzione di Ginevra, però prima che in Etiopia saranno utilizzate anche contro i villaggi particolari della Tripolitania. E anche qua la condotta della rioccupazione della Libia, una condotta molto spietata e con l'idea che le popolazioni, anche qua, che non si sottomettono, c'è l'idea appunto che devono consegnare le armi che hanno utilizzato anche e sono stati, diciamo, armati durante il periodo della Grande Guerra da tedeschi e turchi in particolare, si devono sottomettere e poi sono utilizzate anche in questa modalità nel quale, sapete, gli inglesi e i francesi sono stati molto bravi in questo, drammaticamente bravi. Le guerre coloniali si fanno con truppe coloniali, oppure mettendo l'uno contro l'altro, no? Divide e tempera le popolazioni locali che già non hanno buoni rapporti. E quindi, a seconda delle situazioni, gli italiani si muovono gestendo, ecco, o utilizzando quelle cabile che si sottomettono, armandole, e quindi ci sono anche qua dei squadroni misti o delle bande autonome delle varie tribù che decidono di sottomettersi e quindi hanno bene o male il placet o vengono armate. Non sempre questo funziona, spesso alcuni di loro disertano oppure decidono di accordarsi nei vari territori con la tribù nemica e quindi si creano anche delle situazioni paradossali. L'altro aspetto è che c'è una grande corruzione. La grande corruzione perché per corrompere anche le tribù, per armarle e via dicendo, vengono investiti dei denari e spesso vengono utilizzati non in maniera molto ortodossa. Infatti le azioni militari durano, cicli militari durano parecchio tempo, sia per l'inefficienza di alcuni alti comandi, ma in particolare anche per le modalità dei rapporti, spesso in queste operazioni che hanno con le popolazioni locali. Viene scritto: abbiamo oggi distrutto quel villaggio e ammazzato non so quante centinaia di resistenti, oppure quest'altri sono stati presi e deportati nelle colonie, oppure mandati al confino, che alcuni, lo vedete anche sotto, vengono mandati anche al confino. Infatti, se qualcuno di voi se lo ricorda, quando Gramsci sarà mandato a Ustica, ricorda che incontra i libici che erano lì dal 1911,
Gramsci nel 26 quando ancora c'erano i libici confinati, e alcuni capi tribù che non si sottomettono verranno inviati appunto ancora nelle colonie di detenzione italiane. Cosa succede? Che le azioni militari, dicevo, durano parecchio, comunque grazie anche alle modalità molto spicciole di Graziani, la Tripolitania e gran parte del Fezzan saranno riconquistate dopo gli anni venti, grosso modo, metà degli anni venti. La Cirenaica invece, come vi dicevo, proprio per questa organizzazione capillare del territorio e anche l'appoggio che la popolazione locale dà, ed è meno disposta a piegarsi, pure se alcune tribù decidono di collaborare, sarà difficile da piegare, in particolare perché non solo a questa organizzazione, come dicevo, politico, militare e religiosa, ma ha anche un capo riconosciuto che, come sapete, quando re Senussi decide di riparare in Egitto, al Cairo, cede il comando militare e politico a Omar al-Mukhtar. Chi è Omar al-Mukhtar? Beh, difficile dargli l'età, però sicuramente ha più di 70 anni, quando sarà ucciso nel 1931, impiccato nel campo di concentramento di Soluk. È un po' il Garibaldi libico, tutti l'hanno utilizzato, l'ha utilizzato appunto Gheddafi, ricordate quando arriva, vi faccio vedere la foto, in Italia con Omar al-Mukhtar in catene, e per loro è un grande condottiero. Infatti, se vi capita di vedere il film, lo trovate oggi anche in streaming, anche se tuttora è rimasto censurato per vilipendio allo Stato, alle forze militari, Leone del deserto, no? Perché riesce a tenere sotto scacco l'esercito italiano e anche le truppe collaborazioniste appunto dei libici che si sono piegati. Cosa succede? Ecco, questa è la parte del Gebel Akhdar, l'altopiano verde della Cirenaica, perché qui la resistenza, oltre per i motivi che dicevamo, di avere un territorio, un punto di vista orografico, grotte, anfratti, anche qui cosa fai quando hai di fronte un esercito più organizzato? Sali in montagna. E lo stesso fanno lì, vanno nelle zone più difficili da controllare, nonostante si usino armi molto moderne, l'aereo, ricognitore, eccetera. Però negli anfratti, nelle grotte, è più difficile che riesco a stanarti. Conosco meglio il territorio, la popolazione locale mi appoggia e quindi la guerriglia resiste. Verrà nominato Badoglio quando si vede che la situazione non sta andando per il meglio. Mussolini decide di nominare Badoglio governatore a questo punto della Libia unificata, non più due governatorati. Vice governatore sarà Rodolfo Graziani, anche per i meriti militari che ha acquisito sul campo. È diventato generale e Badoglio dice: qui per avere la meglio della resistenza dobbiamo utilizzare un metodo draconiano, deportare tutta la popolazione nei campi di concentramento, che muoia, non importa, togliamo l'acqua dove nuotano i pesci. Parliamo anche qua, i numeri sono difficili da dare perché non c'era un censimento certo, però si parla almeno, poi faccio vedere anche un documento, di 100.000 tra nomadi e seminomadi deportati nei 15 campi di concentramento che qui vedete. Alcuni sono campi più, chiamiamoli, leggeri o meno duri per quelle popolazioni che sì si sono sottomesse, ma all'ultimo momento, e ancora non si capisce bene se rimarranno fedeli all'Italia o se magari continueranno a parteggiare per la resistenza. Altri molto più duri, come sarà quello di Soluk, di El Magrun, ma soprattutto di Adedabia, soprattutto El Agheila, lo vedete qua in basso nella Sirtica, questa zona qui della Sirtica. E la Gheila è il campo di punizione, dove tra l'altro saranno internati i discendenti, diciamo, di Gheddafi, ed è il campo dove maggiormente avvengono torture, impiccagioni, e le popolazioni, le tribù meno
meno disponibile ad arrendersi, saranno deportati. Deportazioni che avvengono anche qui con il tentativo di disarticolare la resistenza anche da un punto di vista del controllo del territorio. Si prendono, per esempio, dalla Marmarica, che sta quasi al confine sotto Tobruk, la popolazione dalla Marmarica sarà portata fino a Soluk, cioè dalla parte al confine con l'Egitto, e la deportazione avviene in via nave e anche via treno. C'era il treno che da Bengasi arrivava fino quasi a Soluk. Immaginatevi come migliaia di persone sono deportate lungo le rotte, eccole qui, carovaniere in pieno deserto, e cosa hanno? Sono soprattutto allevatori. I libici quasi non conoscono la pesca, sono pessimi agricoltori, solo qualcuno, ma sono soprattutto allevatori. Grandi, vedete, grandi mandrie che vengono spostate insieme alla popolazione, perché quando organizzi un campo di concentramento ha un costo, soprattutto se non vuoi sterminarli tutti, in particolare per mantenere la popolazione locale. La deportazione della popolazione avviene, lo vedete, con ascari eritrei che si occuperanno del controllo anche delle zone dove sorgono questi campi, che come vedete non sono all'interno ma sono lungo la costa che è semidesertica. Qui è il Gebel Akhdar, che è la zona, appunto, la Montagna Verde, che è la zona, diciamo, più importante da un punto di vista economico. Mentre, soprattutto, quello di El Agheila e anche gli altri campi intorno, hai un deserto completo. Molti muoiono durante questa deportazione e qui vedete com'è. Ecco, quando, anche qua, ci immaginiamo il campo di concentramento, noi pensiamo subito a cosa? Ad Auschwitz. Come ce lo immaginiamo? Baracche, filo spinato, torrette. E qui erano dei grandi attendamenti, questo appunto è il campo di El Abiar, come un quadrato romano, in modo da controllare facilmente, diciamo, le possibilità di fuga. Intorno è tutto deserto, doppio filo reticolato in questo caso, e soprattutto in queste tende ci sono intere famiglie che vengono deportate, interi villaggi. La maggior parte sono anziani, donne e bambini, perché gli uomini che possono sono appunto con la resistenza sull'altopiano verde. E come dicevamo, cosa accade? Che alla Società delle Nazioni la Lega Araba inizia a protestare. Guardate, stanno deportando la popolazione civile, si sta commettendo un crimine, stanno morendo di fame perché in quelle zone sono aride, non c'è possibilità di aiutarli, iniziano le prime epidemie, appunto perché manca l'acqua, perché manca l'igiene, perché dentro una tenda si mettono anche 14 persone, quindi diventa difficile, immaginatevi anche con le temperature e tutto il resto. I campi saranno attivati già all'inizio degli anni 30 e dureranno fino al 1933, più di 3 anni, e vedete, queste sono le foto di propaganda che cosa dice quando iniziano le prime proteste, le prime denunce della Lega Araba. Cosa succede? Gli italiani dicono: guardate, noi non stiamo deportando o sterminando nessuno, questa popolazione stava morendo di fame, viveva in maniera incivile, noi gli stiamo dando dei vestiti e soprattutto li stiamo sfamando. Inoltre stiamo facendo quello che era nell'intenzione degli italiani, la colonia di popolamento, far arrivare i coloni e trovare cosa? Delle popolazioni locali capaci di utilizzare, tra virgolette, strumenti dell'agricoltura. Li stanno trasformando anche in agricoltori, sia perché serve per sfamarli e sia perché appunto quando arriveranno i coloni troveranno degli agricoltori già capaci di utilizzarli e a basso costo. Naturalmente quelli che vedete sono dei bidoni della benzina e ci ricordano i campi poi, no, più conosciuti che troveremo durante la Seconda Guerra Mondiale sparsi per l'Europa. Ecco, qui vedete i numeri, questo è Graziani che scrive, vice governatore della Cirenaica, che manda questa missiva a Badoglio, poi al Ministero degli esteri, in cui dice: questi sono le anime. Bellissimo anche l'utilizzo, non sono persone, popolazioni o libici, ma sono anime. Anche qua i numeri sono da prendere con le molle perché non ci sono registri, però grosso modo dei 100.000, vedete, i campi molti sono stati chiusi o non più conteggiati perché siamo già
se non ricordo male, il documento è già del 31 avanzato, in alcuni luoghi dove hanno messo le tribù meno pericolose si decide di ridistribuirle sul territorio con una ricomposizione etnica molto particolare, che poi vedremo. Questi sono i campi che dureranno di più, i più duri, in particolare, dicevamo, di El Agheila. E vedete, dai 100.000 la popolazione che rimane in questi campi già è scesa di molto. Quanti sono state le persone che non ce l'hanno fatta? Qualcuno ha azzardato delle cifre, si parla del 40%, almeno, no, si dice 40.000 sono quelli morti per le condizioni dirette e indirette delle deportazioni e dell'internamento. Forse non lo sapremo mai, ma sicuramente ci sarà una forte depressione economica e anche di popolazione nel territorio della Cineraica, che ci vorranno più di 20 anni per ripopolarlo, sia perché alcuni sono fuoriusciti in Egitto, nel Sudan e nel Chad, sia perché appunto durante questi grossi spostamenti non perdono solo le vite, ma perdono l'altro aspetto, quello economico. C'è uno sterminio zootecnico, perché quando tu lasci le mandrie abituate ad essere sostenuti dalla popolazione che gli dà da mangiare, diciamo, anche quelle scompaiono. E cosa accade? Perché vengono sciolti i campi di concentramento? Innanzitutto perché siamo ormai tra il 32 e il 33. Omar al-Mukhtar sarà catturato nel settembre del 31 e impiccato a Soluk. Da quel momento in poi la resistenza inizia ad indebolirsi, e inoltre sta accadendo che nei campi di concentramento serpeggiano varie malattie, soprattutto il tifo, e le malattie infettive possono infettare anche le guardie. Era il terrore, per esempio, dei tedeschi, che no, facevano la disinfestazione, perché, diciamo, di fronte, oggi lo sappiamo bene, delle malattie che ti contagiano per via aerea, non è che il filo spinato le blocca. Quindi anche qui il rischio è, inoltre, questa depressione economica, di vabbè, quando arriveranno i coloni a prendere le terre più fertili, troveranno nessuno, non troveranno, come fanno? E allora si decide di chiuderli, e qui vedete le parcelle di terreno che vengono date per trasformare i libici in agricoltori e in pescatori. Cioè, in Libia, per esempio, ancora oggi non è che hanno queste grandi flotte, diciamo, nonostante i chilometri di costa, di pescatori, e iniziano a insegnarli anche a pescare. E l'altra eredità dei campi di concentramento sono i campi ragazzi, le migliaia di orfani, di bambini che vengono messi in questi campi ragazzi, particolare quello di El Madrun, perché diventino dei bravi soldati. E molti di questi, che all'epoca, come vedete, dei giovinetti dai 10 ai 16 anni, saranno poi instradati alla carriera militare, e li troveremo poi sia nella guerra d'Etiopia, battaglioni libici, e sia nella seconda guerra mondiale. Se andate ad El Alamein, trovate nel cimitero il settore dei libici che hanno combattuto con l'esercito italiano. Naturalmente diciamo, è interessante anche l'organizzazione e la fascizzazione di questa popolazione. Altro aspetto che fa sì che la resistenza venga piegata, forse una delle opere più incredibili che Badoglio e Graziani riescono a costruire, 270 chilometri di filo spinato per dividere l'Egitto dalla Libia, perché la resistenza, come vi dicevo, nonostante i campi di concentramento, nonostante le deportazioni, nonostante l'utilizzo di armi sempre più efficaci e i cicli militari, continua ad essere sostenuta dall'Egitto e dai fuoriusciti. Si decide a questo punto di chiudere il confine da Bardia a Jarabub, 270 chilometri, costruito soprattutto utilizzando gli internati, e c'è una foto sotto, la vedrete, nel 2005 quel reticolato era stato costruito così bene, con doppia recinzione, alto quasi 2 metri e largo 6, in modo che con i cammelli, con i cavalli non lo puoi saltare, è anche difficile da battere, con delle torrette di controllo lungo il percorso, e con degli aerei ricognitori che fanno la spola da un passo all'altro per evitare che continui ad essere sostenuta la resistenza libica. E così viene stroncata la resistenza, e qui vedete l'immagine che Gheddafi, no,
la foto di Gheddafi quando è venuto in Italia per firmare, poi già firmato, ma famoso trattato d'amicizia con Berlusconi, dicendo: noi non dimentichiamo quello che avete fatto al mio popolo, con l'immagine del di Omar al-Mukhtar, che poi sarà impiccato con un processo farsa, non verrà dichiarato prigioniero di guerra di fatto, quindi con tutte le attenuanti del caso, e lo stesso Badoglio dirà: si faccia regolare il processo, ma bene o male la sentenza non può che essere, diciamo, l'impiccagione e la pena di morte. Sotto trovate, sia nella mostra che nel catalogo, il fonogramma di Graziani, di Badoglio, che manda a Graziani. E qui vedete la tomba di Omar al-Mukhtar, che tuttora, ripeto, è il loro Garibaldi, che è stato utilizzato sia nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, poi da Re Idris al-Senussi, da Gheddafi, e poi durante la Primavera Araba, nei dinari c'è anche la sua immagine. E vedete la riconquista della Cirenaica, ci sono voluti vari anni per avere la meglio, dal 22 almeno al 31. Vedete sotto l'oasi di Kufra, dove rimane un'ultima resistenza che verrà stroncata alla fine, Jarabub, la città sacra, che sarà presa già alla fine degli anni 20 per risorsi, città sacra. E vedete, da questa immagine si può vedere, questa è una cartina tra l'altro fatta dagli italiani, vedete quella che nel 22 ci sono questi presidi militari lungo la costa, o almeno nella prima zona dell'entroterra, come dei fortini assediati, e poi man mano, no, fino al 31, quando Badoglio dirà: la Cirenaica è stata pacificata. C'è un libro introvabile scritto da Graziani che si chiama appunto Cirenaica pacificata, in cui lui racconta anche quelle foto di propaganda dell'esercito che furono scattate per rassicurare la Società delle Nazioni e la Lega Araba, sono pubblicate in parte in quel libro. Cosa accade? Vi dicevo la ricomposizione etnica. Cosa deve servire la quarta sponda? A far sì che le braccia italiane non debbano più andare ad immigrare oltre oceano, ma trovino lì vicino la possibilità di colonizzare e rendere quella quarta sponda quasi, no, un'area metropolitana inglobata all'Italia all'interno del Mare Nostrum. E se andate a vedere qui le varie tribù, vedete i Mogarra, tutte le tribù che componevano questo territorio, saranno ridivise, vengono creati vari commissariati, come se fossero delle province militarizzate che controllano il territorio, ma soprattutto, forse si vede poco perché, cioè, vedete questa zona qui tratteggiata, è la zona che deve essere lasciata sgombra, perché è la zona più fertile dove i coloni, quando arriveranno, troveranno le terre migliori. E gli altri devono essere ricacciati via. E le terre migliori cosa vuol dire? Che vari terreni sono espropriati ai legittimi proprietari, quindi il demanio le incamera, e poi saranno ridistribuiti una volta che arrivano i coloni. Questi coloni, nonostante la Cirenaica pacificata, no, stenteranno ad andare a colonizzare il deserto, come molti sanno. Preferiranno ancora, anche se poi con la crisi degli anni 30 gli Stati Uniti interrompono l'afflusso di migranti, eccetera, ma preferiscono altre rotte. Ci vorrà poi un uomo come Balbo, che si inventa che ogni anno, a partire dal 1938, la ricorrenza della marcia su Roma, cioè ogni 28 ottobre a partire dal 1938, 20.000 italiani dovranno andare in Libia a colonizzarla. E nonostante questo, diciamo, poi non saranno mai 20.000 in verità. E cosa offre la Libia? Oltre che il terreno, immaginate un bracciante veneto che parte con la famiglia e gli dai una casa colonica, dopo 8 anni può riscattare un terreno e diventare proprietario. Immaginatevi un bracciante che diventa proprietario. Quindi qualcuno è anche allettato da questo e va. Non tutti rimarranno lì nel deserto. Vedete, a fianco c'è Graziani, che aspira a diventare governatore della Libia al posto di Badoglio, ma come sapete Mussolini
poi farà sì che Balbo, che gli dava un po' ombra, non rimanesse appunto agli alti comandi in Italia, e poi sapete, Graziani sarà utilizzato più nella mobilitato per la guerra contro l'Etiopia, quando poi lì si diventerà governatore. Ecco i nostri coloni che finalmente arrivano. Qui vengono accolti dal castello di Tripoli. Siamo nella famosa Piazza Italia, Piazza poi Verde, oggi dei Martiri, e sopra c'è scritto i forti rurali italiani, no? Che col Vomere vanno a redimere un territorio che dormiva da secoli, ricordando il periodo romano. E qui vedete questi rurali che arrivano con grandi festeggiamenti. Sarà lo stesso ministero, appunto, che si occuperà di dargli anche dei vestiti un po' più idonei. Le stesse valigie che poi portano con loro sono organizzate dalla propaganda. Eccoli qua che arrivano. Vedete, le valigie sono tutte uguali, o quasi, queste che vedete qui, che poi ritroveremo anche quando i nostri rurali andranno, con l'accordo con la Germania, andranno a lavorare in Germania, nella Germania nazista, con gli accordi del 38 anche sulla manodopera. E partono appunto con queste valigie tutte uguali date dalla propaganda. E qui vedete Balbo che dà le concessioni, la concessione Crispi, il villaggio Olivetti, il villaggio Garibaldi, il villaggio D'Annunzio, perché questi villaggi coloniali, immaginatevi, in piene zone, in parte desertiche, in parte, diciamo, semi agricoli, venne creato il villaggio che ha l'emporio, ha la chiesa, ha la scuola, dà la possibilità a chi sta lungo le zone coloniche appunto di ritrovarsi e mantenere un minimo di comunità. E qui vedete il villaggio, questo è il villaggio Razza, con la chiesa, appunto tutto quello che serve. E lungo le strade, dove ci sono, vedete, la strada che attraversa, ci sono le case rurali, con il terreno intorno. Questa è la zona, naturalmente parliamo delle zone migliori che vengono date agli italiani, che sono state espropriate ai libici, e questo è un omaggio alla mia terra di D'Annunzio, il villaggio D'Annunzio, e vengono creati anche dei villaggi appunto per gli indigeni, appunto perché serve a mantenere anche un buon rapporto con alcune cabile e a fare in modo che diventino dei bravi agricoltori. Questo è Balbo che va a visitare queste case rurali. Da noi in Abruzzo, quando poi sono stati aperti i moduli dopo il terremoto, che andavano lì, si assomigliava molto a una cosa del genere. Queste le famiglie italiane che arrivano su questo territorio. Questo è un Marimbado, una famiglia che arriva da Vicenza. E qui si moriva veramente di pellagra ancora in parte, non proprio, però nelle campagne si faceva la fame. E le famiglie del Veneto sono quelle che vanno di più a cercare fortuna in Africa. Quando lo dico, oggi sembra un paradosso, andavano a cercare fortuna in Africa. Eravamo noi, però andavamo con il territorio indevagnato dallo Stato e come colonizzatori in condizioni naturalmente diverse. E lavoriamo duro, perché effettivamente se una parte di coloro che vanno lì non resistono a stare isolati, si aspettavano delle condizioni migliori, quindi tendono di andare verso le città, però una parte rimane veramente di solo il terreno desertico e pianta uliveti, pianta mandorleti, fa tutta una serie di cose che poi vedete quello che ne rimane di questi villaggi. Queste sono delle foto scattate intorno alla fine degli anni 2000, una decina di anni fa, una quindicina di anni fa, quello che rimane di questi villaggi coloniali, anche con un'architettura molto interessante, e oggi abbandonati. Naturalmente si crea sì una società coloniale, ma anche una fascizzazione molto forte di quei territori. E qui l'altro crimine che dicevamo anche ieri, cioè quello che se esistono le scuole per gli indigeni possono arrivare fino alla quarta elementare, facciamo lavorare pochissimi perché ci servono appunto braccia. L'unico modo è, come vedete, no, l'esercito, dove i giovani balilla libici vengono istruiti e avanguardisti, e dicendo. Balbo però, da governatore della Libia, ha l'idea che quella quarta sponda può essere valorizzata al meglio. E inizia
tutta una serie anche di attività di valorizzazione anche dell'immagine della Libia, perché sì, sono arrivati un po' di coloni, non tantissimi, ripeto. Poi si interrompe tutto perché nel 39 inizia la Seconda Guerra Mondiale, quindi due mandate, non di più. Però ecco, già a metà degli anni 30 iniziano le crociere, iniziano ad essere valorizzate, qui la grande capacità dei nostri archeologi, Sabrata, Leptismani, Cirene, sono attraversate appunto anche da un certo tipo di turismo, nascono appunto riviste specializzate. L'idea dell'esotico erotico che nell'immaginario collettivo viene preso. L'architettura coloniale, diciamo, questo è il famoso Mehar, gobba di cammello, adesso i libici l'hanno devastato costruendoci cemento sopra, però era veramente un hotel all'avanguardia, qui eravamo proprio, adesso non più perché è stato interrato, eravamo proprio davanti, c'è il mare, era un hotel tra i migliori al mondo, vinse vari premi, viene sempre il nome Florestano di Fausto, questo giovane architetto, molti giovani architetti che non trovano possibilità sul territorio italiano perché le commesse vengono date solo ai grandi studi, questo non è cambiato molto, le archistar dell'epoca in Libia oppure nel Corno d'Africa o nel Dodecaneso possono usare e portano un'architettura molto interessante, e questo forse è uno dei simboli più importanti della valorizzazione di quel territorio. Come dicevamo, la società coloniale si costruisce, i rapporti anche con la popolazione locale non sono solo tra virgolette di scontro, ma c'è anche l'incontro. Per esempio, dopo vari anni di colonizzazione, lo stereotipo, no? Abbiamo costruito strade, chiese e via dicendo, in parte è anche vero, vengono costruite delle strade importanti, tra cui quella che è la Litoranea, la Baglia, che da Tripoli, no, arriva quasi al confine con l'Egitto, vengono costruite strade soprattutto per il controllo del territorio, spesso costruite anche utilizzando manodopera degli internati e durante gli anni 30, che servono appunto anche a controllare varie aree, diciamo, dove le nostre camionette possono transitare rispetto, no, ad andare con i cammelli o con i cavalli. E quindi quando pensiamo alla realtà anche di questa nostra colonizzazione, bisogna ricordarci anche questo. Certo, gli investimenti continueranno ad essere molto più importanti rispetto a ciò che diciamo riusciamo ad ottenere di prodotti appunto coloniali, però per esempio anche alcuni termini che tuttora, se ormai non più, ma quando io sono stato per la prima volta a Tripoli, nella Medina c'erano ormai degli anziani che conoscevano benissimo l'italiano, oggi è stato solo in minima parte soppiantato dall'inglese, e ricordavano anche con una visione, diciamo, anche nostalgica quel periodo, che loro erano giovani, si ricordano anche un periodo importante, e l'istruzione che avevano ricevuto, le parole che utilizzavano, magari la bicicletta, si dice ancora bicicletta, la pasta, o altri termini che sono rimasti, che sono stati mutuati anche dal rapporto di questa società coloniale che poi c'è e continua ad avere un rapporto interessante. Diciamo che tutto questa situazione ha un punto di svolta con la Seconda Guerra Mondiale. E l'Africa settentrionale, fronte della Libia, come sapete, un fronte forse poco ricordato anche nei nostri manuali, ma determinante per le sorti, diciamo, anche del secondo conflitto mondiale. Vari rovesci, inizialmente Graziani, che comanda le nostre truppe in Africa settentrionale, sarà sconfitto e sarà sostituito, riprenderà quella che sarà una controffensiva importante, soprattutto in Cirenaica, e lì ci saranno, diciamo, il territorio sarà veramente devastato anche grazie al fatto che cioè, per il fatto che sarà minato in maniera pesante, gli italiani, anche grazie all'intervento dei tedeschi, cercano di arrivare, si diceva, fino ad Alessandria d'Egitto, in verità arriviamo nei pressi ma non sfondiamo fino in fondo, e vediamo anche le truppe tedesche e quelle italiane che combattono sul fronte libico, questi sono dei prigionieri inglesi
australiani, alcuni vedete dal cappello, costruiamo anche qua, ritornano nei campi di prigionia, e poi molti di loro saranno portati sul territorio metropolitano, qui a Bussolengo, per esempio, no? Alcuni dei militari alleati saranno utilizzati per il lavoro, vari campi di lavoro che saranno attivi durante la Seconda Guerra Mondiale di prigionieri alleati, in particolare inglesi. Le leggi razziali in colonia, diciamo, non possiamo toccare tutti i temi, ma ricordiamolo, anche in colonia Balbo fa sì che non vengano applicate in maniera puntuale, ma poi dopo la sua morte, già nel 1941, ma alcune norme sono già utilizzate, in particolare per l'esproprio di alcuni beni, poi saranno internati gli ebrei libici e in particolare quelli francofoni consegnati a Vichy e quelli anglo-libici deportati in Italia, e alcuni passeranno anche per Fossoli, per poi Bergen-Belsen, perché avendo il doppio passaporto la maggior parte si salverà, perché saranno scambiati o il tentativo di scambiarli con prigionieri tedeschi in mano inglese. E dicevamo, con i vari rovesci sul fronte libico, alla fine le armate alleate avranno la meglio, gli inglesi arriveranno nel gennaio del 43 a Tripoli, le truppe italiane si ritirano verso la Tunisia e con la perdita di Tripoli si conclude forse in maniera, diciamo, più importante come data di cesura del nostro colonialismo, ecco, una storia coloniale iniziata, diciamo, nel 1885 con l'occupazione di Massawa. E qui vedete anche gli altri aspetti del fronte libico, non solo mine antiuomo, mine anticarro, tutta la zona della Cirenaica, che tuttora ci sono delle zone dove insistono delle mine, ma i bombardamenti saranno anche molto massicci, ed è una delle cose che ha sempre reclamato la Libia, anche prima di Gheddafi, cioè lo sminamento dell'area, anche perché per esempio Gheddafi vedrà un suo cugino saltare su una mina, un altro che perde la mano. Quindi è un tema che ha una certa sensibilità, anche perché tutta quest'area tra l'Egitto e la Cirenaica per molto tempo sarà appunto inospitale per, come dicevamo, per le mine che ancora insistono sul territorio. La Libia viene, tra virgolette, liberata, occupata dagli inglesi. Qui vedete l'entrata trionfale di Montgomery a Tripoli. E diciamo che si conclude il colonialismo italiano, anche se gli italiani vogliono ancora mantenere un'influenza almeno in Tripolitania. De Gasperi farà di tutto per cercare di ottenere nel trattato di pace quantomeno la Tripolitania. Tenterà di mantenere un po' l'assetto pre-guerra. Dirà, va bene, l'Etiopia è stata una guerra fascista, quindi, diciamo, non si discute, però le altre colonie sono state prese nel periodo liberale e cerca di salvarle. Quando vede che non ce la fa, dice almeno lasciateci la Tripolitania, perché in Tripolitania ci sono ancora migliaia di italiani. In Cirenaica molti sono stati costretti ad andare via per le operazioni belliche, sono stati gran parte fatti rimpatriare o, diciamo, sono ospitati in Tripolitania o nella zona della Tunisia. E a Tripoli e anche in Italia, diciamo, ci sono ancora migliaia di italiani, e tenta di mantenerla, ma di fronte agli inglesi, ai francesi, che se la spartiscono in parte, e anche alle prime mire americane di costruire delle basi militari sulla costa libica, col trattato di pace firmato il 10 febbraio del 1947, come sapete, no? Non solo perdiamo le colonie, ma ci sarà anche tutto il tema, diciamo, dei danni di guerra. E qui importanza, ecco, strategica che inizia ad avere la Libia fino agli anni 50 fin quando dopo non sarà indipendente, delle domande che qui mi faccio anche dopo, cioè dobbiamo pensare a una Libia pre-scoperta e sfruttamento dei giacimenti petroliferi e quella successiva. Sono veramente due Libie diverse per tanti motivi. E poi i benefici dello sfruttamento del greggio, la grande corruzione che ci sarà anche grazie alle royalty. Fondamentalmente anche qui, per quanto riguarda i britannici,
che si insediarono come amministrazione militare, fino almeno al 51, quando sarà dichiarata l'indipendenza. Anche qua la cosa interessante è che a gestire questo passaggio e poi a essere nominato il re Idris Senussi, quindi un discendente della Senussia, quindi uno che arriva dalla Cirenaica, che si, tra l'altro lui poi alla fine costruirà la capitale dove stava Beda, in mezzo al deserto più o meno, e non è che gli piaccia molto stare a Tripoli, e sicuramente tutto il periodo successivo vengono firmati, inizia ad essere scoperto il petrolio, le prime trivellazioni con le grandi multinazionali, ecco, questo è l'altro aspetto che sarà importante anche dei vari trattati di alleanza, per esempio militare anglo-libica, e in parte anche influenza francese del Fezzan che controlla ancora la Tunisia, e le due basi americane, la base americana, l'altra inglese, la base di Willis che serve a controllare la zona, diciamo, dall'istmo di Suez verso la Palestina, il nascente Stato israeliano. Non abbiamo il tempo di ricordare cosa accade alla comunità libica durante le varie crisi che avvengono, in particolare nelle guerre, diciamo, di indipendenza della fondazione dello Stato di Israele, dove la Libia sarà attraversata anche da forti tensioni, ci saranno anche dei pogrom contro la comunità ebraica a Tripoli, soprattutto anche a Bengasi, e ci saranno, diciamo, vari scontri, anche diversi eccidi durante quel periodo. E dicevamo qui cosa accade in particolare in questo triennio cruciale, poi che avrà al centro la crisi di Suez, come sapete. Ci sarà Mustafa Ben Alim, il primo ministro, che sarà una figura importante, anche qui le famiglie più importanti di Tripoli che gestiscono i rapporti non solo politici ma anche economici. E dicevamo, se andiamo a vedere anche la Libia, come nel mondo arabo, come Stato indipendente, inizia a trovare un proprio ruolo, no? Da uno Stato che era tra i più poveri, con la scoperta del petrolio, in poco tempo diventa uno dei maggiori esportatori. Poi il petrolio libico è anche petrolio, diciamo, che si trova a grandi profondità, quindi è molto diciamo, buono come qualità. C'è difficoltà naturalmente a estrarlo, e piano piano iniziano a far cosa, una parte almeno dei libici più avveduti, a volersi emancipare dal controllo in particolare degli inglesi e degli americani. E qui il substrato viene dato da Nasser, da quello che sta accadendo appunto con la crisi di Suez, no? Con le nazionalizzazioni di Nasser in Egitto, e lì per esempio un giovane colonnello come Gheddafi inizia a pensare, no? Istruito poi a Londra come radiotelegrafista in Inghilterra, inizia pian piano a maturare l'idea di una Libia che appunto diventi sempre più autonoma e si scrolli di dosso il controllo occidentale, e qui anche il ruolo naturalmente dell'Unione Sovietica e dell'Egitto non sarà da meno. E se andiamo avanti, ecco, vi facevo vedere la base di Lahmel che è inglese sotto Tobruk, e l'altra americana più vicino a Tripoli. Questa diventa sempre di più un'area strategica. La crisi di Suez naturalmente è importante per tutto quello che sappiamo. Gli americani faranno sì che gli inglesi e i francesi poi desistano dal continuare la guerra contro l'Egitto, sia per rimpiazzarli sempre di più con un'egemonia all'interno del territorio. E qui vedete del territorio del Mediterraneo. Questo è Re Idris alla fine degli anni 50, quando preme il bottone dell'estrazione di questa zona qua di Zilten, la zona in cui è stata divisa, le quattro zone di sfruttamento e di perforazione per il petrolio e poi probabilmente anche del gas, e questa nell'area della Sirtica, soprattutto nell'area cirenaica, è la zona del Big Strike, cioè del luogo dove sgorga petrolio ancora oggi
a man bassa, e ripeto, in poco tempo la Libia, all'inizio degli anni 60, sarà questa che vedete. Cambia anche il paesaggio, grandi raffinerie, le multinazionali, e poi arriverà anche l'ENI. La AGIP all'epoca poi sarà una delle sfruttatrici del petrolio, come sapete, tuttora lo è in gran parte, anche se dopo l'uccisione di Gheddafi le cose sono cambiate, ma rimane ancora, ecco, vedete come cambia anche l'economia. A questo punto la Libia, con lo sfruttamento del greggio, un paese che all'epoca aveva poco meno di 4 milioni di abitanti negli anni 60, tra cui molti operai specializzati, e una comunità italiana, seppur diminuita, importante, qualcuno parla almeno fino alla cacciata di Gheddafi di 20.000, ma sono sicuramente di meno, dagli anni 70. E qui vedete anche come nascono delle città nel deserto, nelle città di operai specializzati, ma la Libia è anche un territorio così vicino, queste sono le cartoline. Il mare in Libia è bellissimo, se vi capita di andare, speriamo si possa tornare presto, di andare a visitare l'Eptismani, a fare snorkeling, vedendo sotto le leste delle vestigia dai romani, bizantini, eccetera, è qualcosa di incredibile. E vedete le cartoline dell'epoca, si suonava in ogni hotel, c'erano tour e via dicendo, c'era grandi fiumi di denaro e anche di corruzione. Qui vedete un matrimonio di italiani, città cosmopolita, scrivano pubblico scritto in due lingue, ancora una presenza italiana importante. Questo è il famoso palazzo del governatore, fatto da dove è insediato Balbo, e poi c'era all'epoca appunto le strutture governative libiche, la famosa piazza, ecco, l'indipendenza della Libia che riparte piano piano nel periodo, vedete, questi colori qui sono tornati dopo la primavera araba, perché Gheddafi, quando prende il potere nel 1969, il primo settembre 1969, rovescia Re Idris, utilizza il verde, e non a caso il famoso libro verde, che è un po' questa costituzione, se andate a leggere è un po' un libro anche difficile da leggere, questa nuova costituzione che è mutuata anche da alcuni passi della Sharia, questa terza via tra socialismo, capitalismo e religione. E questo è ormai Re Idris anziano, approfitta del fatto che Re Idris non ha discendenti, non ha figli, pare che un nipote, ma è abbastanza non capace, dovesse succedergli, ma trova una certa resistenza da parte anche dei gruppi, diciamo, di potere in Libia, e lui si trova nell'agosto del 1969 in Grecia per curarsi, quando questo giovane colonnello, 27enne, Gheddafi, con un gruppo di altri militari, fa il colpo di Stato, quasi senza colpo ferire. Vengono presi giusto alcuni petroliani di Re Idris, con gli italiani, all'epoca ministro degli esteri Aldo Moro, che danno il via libera a questa operazione. Anche inglesi e francesi e gli americani non sono ostili a questo cambiamento, anche perché pare che questo giovane colonnello voglia, come dire, garantire nuovamente tutte le royalty a favore delle grandi multinazionali, e quindi il colpo di Stato avviene con, ripeto, quasi pochissimo spargimento di sangue. Re Idris rimarrà in esilio, poi morirà più avanti, e Gheddafi, questo giovane Gheddafi, prende il potere con un'idea molto chiara, poi alla fine, non solo cercare di rendere sempre più autonomo la Libia, influenzato dalle idee di Nasser, quindi una Libia che poi debba nazionalizzare e rivendicare il proprio ruolo per quanto riguarda non solo la zona, diciamo, dell'Africa settentrionale, ma anche di tutte le zone, diciamo, del mondo arabo. E ripeto, questa situazione viene sottovalutata in particolare dagli italiani quando Gheddafi
dà un ultimatum per quanto riguarda i risarcimenti di guerra e dice altrimenti riprenderemo quello che ci hanno tolto gli italiani che sono venuti qui a desiderare la nostra terra e l'hanno occupata e l'hanno sfruttata. E come sapete, in pieno boom economico, il 21 luglio del 70, penso un po' più di 50 anni fa quando ho scritto questa Gheddafi, emana il famoso decreto di confisca di tutti i beni degli italiani residenti in Libia e almeno 20.000 furono costretti a lasciare tutto dalla notte al giorno. E quindi, come dire, lasciarono lì anche quegli investimenti che avevano fatto, ripeto, molti erano rimasti anche nonostante la situazione non fosse favorevole, non erano più loro come coloni che avevano il potere, ma avevano creato quella società coloniale di cui vi parlavo all'inizio. Molti andranno a finire, no, diversi, in campi profughi, verranno riattivati, ad esempio il campo profughi di Altamura sarà riattivato da ex campo prigionieri di guerra, poi luogo di addestramento delle truppe titine durante la resistenza, poi campo profughi dell'oltremare, delle zone di confine, sarà riattivato negli anni 70 e altri campi saranno attivati profughi lungo lo stivale e per esempio anche a Modena ci saranno alcuni di loro che arrivano. Ecco, Gheddafi, adesso non abbiamo il tempo di parlare della politica di Gheddafi, del suo libro verde, vi accennavo, come fa a gestire questa situazione? Non solo mantiene buoni rapporti con alcune multinazionali, per esempio è vero che caccia tutti gli italiani, ma alcune aziende strategiche rimangono appunto quelle dell'estrazione petrolifera, alcuni operai specializzati, la Fiat rimane per esempio, anche alcune imprese strategiche, non vengono cacciati proprio tutti, cioè non è così idiota di dire che non è. E cosa rivendica Gheddafi? Gheddafi fin dall'inizio dice voi italiani dovete risarcire per i danni che avete provocato, poi il suo atteggiamento a favore del terrorismo internazionale fa sì che la Libia subirà un bando importante per le azioni terroristiche. Ricordate Reagan che bombarda anche il suo quartier generale e per poco non l'ammazza, e lì grazie a una soffiata degli italiani riesce a salvarsi. Ma abbiamo avuto sempre questo ruolo nel Mediterraneo di guardare al mondo arabo, da Andreotti a Moro, Andreotti e poi a Craxi. No? Una politica estera italiana che ha sempre guardato in un certo modo al mondo arabo. Gheddafi infatti riconosce all'Italia anche che si salva, pare che una sua figlia muoia durante il bombardamento e nel suo quartier generale c'era ancora l'immagine della mano di Gheddafi che stritola l'aereo americano come simbolo, no, che era riuscito a farla franca. E l'embargo contro la Libia, un embargo se volete che poi va a colpire la popolazione, ma i rapporti economici con le multinazionali continuano, farà sì che Gheddafi organizza il suo potere e lui dirà io sono quello delegato dal popolo e il popolo che gestisce il potere, di fatto crea un gruppo come tutti i dittatori molto ristretto. E la corruzione nuovamente, come era accaduto con Re Idris, dove la grande corruzione degli apparati diciamo amministrativi e più vicini ai vari rais più vicini al potere, così accade anche con Gheddafi, ancora di più lui per esempio. L'altra grande diciamo situazione che si viene a creare in Libia è che ha il timore che il suo potere possa essere rovesciato dai militari e da poteri religiosi. Tant'è vero che lui, la parte della Cirenaica, alcune tribù più filo islamiche, tipo i fratelli musulmani, li ha sempre bastonati, usa la carota e il bastone. Vi ricordate quando è emerso negli anni 90 l'uccisione del carcere di Bengasi, di vari diciamo detenuti della Cirenaica, infatti il popolo della Cirenaica, sia perché ricordate Re Idris, Selse Nussi proviene da quel territorio e lui l'ha esautorato, ma in particolare anche varie forme
chiamiamole così, di resistenza a questo potere di alcuni capi tribù, vengano utilizzati, ecco, metodi molto, molto spiccioli nei loro confronti. Ci sono vari esuli che naturalmente vanno via anche dalla Libia. Oltre alla cacciata degli italiani, c'è un periodo di forte depressione negli anni Ottanta, finché pian piano la Libia, come sapete, da un paese appunto isolato, negli anni 90 inizia mano a mano ad essere riammesso nei contesti internazionali. Gli italiani hanno un ruolo sempre più importante, perché la nostra politica estera lì la fa l'ENI. Abbiamo delle concessioni importanti fin dal 59. Immaginatevi le nostre concessioni poi con la firma del trattato di amicizia nel 2009 dovevano durare, come vedete, fino al 2042 per il petrolio e al 2047 per il gas, giusto per stare nell'attualità. Con quello che succede durante la primavera araba e poi con l'intervento inizialmente Sarkozy, i francesi si muovono, poi si accodano un po' tutti, sappiamo quello che è successo anche a questi accordi del trattato di amicizia. Immaginate, nel 2008 il 25% del nostro fabbisogno di petrolio arrivava dalla Libia, oggi naturalmente molto meno, e 5 miliardi di infrastrutture. Io quando sono stato lì l'ultima volta, appunto, era le celebrazioni nel 2009 di... 69, 2009, 40 anni di potere, quindi potere molto longevo, uno dei dittatori più longevi naturalmente al mondo, avevamo fatto questo trattato di amicizia per 5 miliardi di infrastrutture, tra i quali ripercorrere questa grande autostrada che dalla Tunisia doveva arrivare fino in Egitto, da parte naturalmente di imprese italiane. Tripoli era una delle città che consumava più cemento al mondo e molte imprese erano naturalmente italiane. E soprattutto 6 milioni di abitanti, 3 milioni e mezzo di immigrati che lì lavoravano, oltre a operai specializzati italiani. Molti che arrivavano dal Maghreb, sfruttati naturalmente, in condizioni anche difficili, però ecco, quel flusso di migranti si fermava gran parte in Libia. Libia era sicuramente un luogo dove andare a lavorare. Marocchini, egiziani negli alberghi e purtroppo ecco, neri sfruttati in particolare in lavori pesanti o in agricoltura e in condizioni naturalmente difficili. Nel 2009, dicevo, più di 100 imprese italiane lavoravano su quel territorio, molte dell'area emiliano-romagnolo, lombarda, ma anche tanti veneti ho conosciuto che hanno fatto gran business in Libia. Vedete qui anche il controllo di queste aree, delle zone più importanti del gasdotto e del controllo, diciamo, che poi è avvenuto durante il periodo del 2011 con le primavere arabe e con le infrastrutture. E vedete le zone bene o male influenzate dall'ISIS in parte sulla zona della Sirtica e con quello che sappiamo oggi un paese di fatto fallito con la divisione tra Cirenaica e Tripolitania e le varie tribù che hanno ripreso potere con le quali bisogna poi andare a contrattare e gran parte... Prego. Buongiorno, salve. Prego. Buongiorno, non li farei entrare. No, allora. No, c'è un corso in corso. Allora, no, ma la signora fatela accomodare. È un quarto di quattro. Grazie. Vado veloce, lo sapevo. Arrivo. Allora, ecco, riprendiamo perché se c'è brusio non riesco a sentire. Due minuti, scusate, non sapevo. Perché la signora è una... Pare è una signora che è nata in Libia e che aveva anticipato che voleva essere presente alla inaugurazione della mostra dopo. Andiamo veloce, qui ha 89 vedete, anni, quindi per quello se ricordate che... questa immagine di Gheddafi che si affaccia dal castello nella piazza, che all'epoca si chiamava Piazza Verde, è un Gheddafi ormai in preda alle paranoie, ma soprattutto ha avuto un ictus, semi esautorato da mai una parte delle sue milizie, e sotto vedete quello che succede con la guerra che devasta il territorio,
vado in velocità, vabbè, la zona del Fezzan, la Pitana, la Cirenaica, con tutte le situazioni in cui la Libia ha questo grosso problema. Gheddafi non aveva un esercito strutturato, tanti mercenari, che aveva lui da colonnello che ha fatto un colpo di Stato, aveva paura di dare grosso potere all'esercito, come al potere religioso. E poi l'altra grande questione è che l'apparato amministrativo, non avendo ereditato strutture, con la differenza con i francesi, per dire, i quadri sono quasi inesistenti, e quindi, come dire, gestisce con la corruzione una parte del potere tribale. E qui vedete le varie tribù che sono ancora lì, diciamo, come quando all'inizio della nostra impresa, ancora loro sono a gestire e occupare i territori. Intanto le sentite, no? La tribù, no, di Megarva, piuttosto che quelli di Misurata che fanno parte, via dicendo, i Tebu nel Fezzan, i Tuareg nelle zone dell'est, al confine con la Tunisia. E quindi le varie tribù sono rimaste quelle che vedete, no? Con la ricomposizione etnica quasi di fine occupazione, di pacificazione italiana. E oggi sono l'una contro l'altra, in alcuni casi armati. Ecco, i Gaddafa, da cui deriva anche la parte, no? Qui nella Sirtica, la vedete? Qui dopo andrà l'ultimo rifugio di Gheddafi, tra la sua gente, verrà poi ucciso in maniera, come avete visto, abbastanza cruenta. E questo scatolone di sabbia poi è diventato, ecco quello che dicevamo, attraversato da grandi flussi di migrazione dalle zone dell'Africa centrale, in particolare dal Sudan e dal Corno d'Africa, ma anche quello che è successo naturalmente nelle zone del Mali, dal Mauritania, e quelli che tentano di attraversare il deserto per arrivare in Europa e cercare condizioni migliori. Questo è quello che è successo dopo la primavera araba, il ritorno, vedete, dei colori, non più la bandiera, ma è ritornata la bandiera di Re Idris, il verde appunto della Cirenaica, il nero del Fezzan, il rosso della Tripolitania, i tre colori, e la piazza verde è diventata Piazza dei Martiri. Questi sono i martiri che hanno combattuto contro Gheddafi. E il problema ancora oggi della Libia è che le armi, contrabbando di armi, le armi già presenti, ecco, come fai a disarmare un popolo che ormai vive col Kalashnikov dentro casa, dappertutto, varie milizie che occupano il territorio? Ripeto, l'ultima volta non sono stato a Tripoli, ma ci hanno fermato almeno 6 volte per attraversare un tratto di 12 chilometri di strada, perché anche lì nelle città, anche se Tripoli è stata in gran parte risparmiata, l'ultima volta c'è stato Haftar e Serraj che si sono combattuti. Haftar, questo generale che poi è tornato, cacciato da Gheddafi negli anni 70, riparato negli Stati Uniti, che poi è tornato, e dall'altra parte Serraj, che è quello riconosciuto a livello internazionale. Oggi Serraj non c'è più, c'è un'altra, scusate, mi scordo il nome. Ecco, questa è una foto che io ho fatto esattamente, se non ricordo male, nel 2015. E cosa accade? Che, a differenza del periodo gheddafiano, c'è stata una militarizzazione della scuola sempre più forte, con anche un ritorno degli usi, diciamo, della sharia nei confronti delle donne. Io andavo spesso con una mia amica dell'archivio a prendere un tè in un bar lì vicino, ho detto no, non possiamo più andare insieme perché non siamo marito e moglie, lei col velo, anche se a Bengasi il velo era quasi, anche nel periodo di Gheddafi, quasi tutte le donne, a Tripoli molto meno, lei non aveva quasi mai portato, adesso diciamo si era un po' velata, e soprattutto nel bar si dicono, beh, gli uomini di qua, le donne vanno di là e le famiglie da quell'altra parte. Come dire, il clima era un po' cambiato, perché il collante è l'Islam, come tieni in piedi, no? Di fronte a questa situazione. E anche la scuola, c'era l'inno, io questo albergo dove andavo spesso, ho assistito appunto a questo inizio appunto di scuola con i ragazzi militarmente schierati con l'inno della nuova Libia. E qui vedete Haftar e Serraj,
quando Premier Conte, quando fanno quell'incontro poi per tentare, l'Italia cerca di ritornare dentro i grandi giochi internazionali, la situazione è molto complicata, non so come evolverà, ultimamente anche a Tripoli sono tornati gli scontri, non è facile capire quali condizioni ci saranno da qui al futuro, perché in Libia si sta combattendo una guerra per procura tra qatarini da una parte, turchi verso l'altra, influenze cinesi dall'altra, e noi europei anche che, ripeto, poi cerchiamo di mantenere le posizioni, in particolare per quanto ci riguarda la Total per i francesi e l'Eni per gli italiani. E quindi speriamo che il popolo libico soprattutto non continui a patire queste situazioni. Come vi dicevo ieri, in fin dei conti, nonostante tutto quello che abbiamo combinato nei loro confronti, continuano gran parte di essi a guardarci con fratelli maggiori. Grazie. Allora, intanto ringrazio sì, i presenti. Sono stata avvisata 10 minuti fa che sta arrivando la stampa che vorrà intervistare anche il curatore della mostra, quindi credo che dovremo saltare le domande. Vi ringrazio anche per l'attenzione da distante.